Avere qualcosa da dire nell'ambito del multiplayer online è ormai quasi una missione impossibile. Dagli hero shooter ai MOBA, dai giochi di carte ai battle royale, il genere si è ultimamente adagiato un po' sugli allori, riproponendo costantemente formule oramai consolidate che faticano a reinventarsi rispetto ai pilastri del genere. Capcom prova invece a proporci qualcosa di nuovo con Exo Primal, un multiplayer PvP-PvE che ci mette a confronto con decine e centinaia di dinosauri in un contesto in cui un'IA malvagia ci impone di raccogliere costantemente dei dati di guerra fino alla fine dei nostri giorni. Disponibile da qualche giorno sul Game Pass PC e Xbox, ma giocato in questa occasione su PlayStation 5, Exo Primal è sostanzialmente un competitivo a squadre che parte da Overwatch e si sviluppa verso Left 4 Dead, fino a esplorare orizzonti miracolosamente inediti. A partire da una delle 10 exosuit che prestano il nome al titolo, divise tra tank, attacco e supporto, dovremo scontrarci in match ferocissimi in squadre da 5 giocatori 1, mettendo la cooperazione ai danni dell'IA sopra tutto il resto. Infine quello di completare nel minor tempo possibile una manciata di obiettivi che vanno dall'eliminazione di un determinato numero di dinosauri fino alla cattura di 3 avamposti, alla difesa di un cubo da trasportare da una parte all'altra della mappa e allo scontro con dei giganteschi boss di fine match. L'idea è infatti quella di scontrarci contro centinaia e migliaia di dinosauri in PvE insieme alla nostra squadra, cercando di eliminarli prima che lo facciano i nostri competitor in parallelo per poi scontrarci contro i nostri avversari umani o eliminare il boss di fine match prima degli altri 5. È un concept bizzarro che prova finalmente a fare qualcosa di diverso dal solito, ereditando un po' quello spirito anarchico e anticommerciale che credevamo perso con l'epoca PlayStation 2. Si tratta, in parole povere, di una gara di resistenza in cui l'ottimizzazione della squadra gioca il ruolo più importante, ancora più che le nostre skill individuali, come succede invece in buona parte dei multiplayer online competitivi. Cosa ancora più bizzarra, inoltre, è la presenza di una vera e propria campagna. Attenzione, non stiamo parlando di una campagna singolo giocatore che fa il verso all'avventura più tradizionale, né di una piccola serie di cutscene alla Left 4 Dead, ma di un racconto che si sviluppa tra un match e l'altro della nostra progressione multiplayer con sporadiche missioni story-based da affrontare in compagnia. È un sistema strano, ma che riesce con grazia a catturare l'attenzione di chi non si accontenta semplicemente di migliorare le proprie performance online, partita dopo partita. Difficile dire se un sistema come questo possa piacere ai giocatori più navigati sul lungo periodo, ma è innegabile come in quel di Capcom si siano sforzati di proporre un sistema di progressione che faccia l'occhiolino sia ai fanatici del multiplayer che agli amanti delle esperienze più tradizionali. Inutile dire che la narrativa che muove le fila del racconto non è una storia di grande spessore e che ricalca più o meno consapevolmente i topoi dell'action di serie B all'americana, ma l'esperimento, rispetto alla mia sensibilità, può dirsi riuscito. Le missioni legate alla campagna oltretutto sono quelle più interessanti, avvincenti e capaci di restituire un trasporto che in un videogioco online a squadre non provavo da Halo Infinite, restituendo una varietà un po' sprazzi che, tolta la campagna, non brilla certo per grandi colpi di scena. Le modalità di gioco, così come le mappe e i nemici, saranno più o meno sempre quelli dall'inizio alla fine del gioco. Aumentando il proprio livello giocatore andranno ad aggiungersi una manciata di antagonisti e di mappe, ma il succo del gameplay rimarrà sempre quello e se non vi prende durante le prime ore è davvero difficile che riesca a catturarvi sul lungo periodo. Non fraintendetemi, sparare a centinaia di velociraptor che corrono all'impazzata per tutta la mappa è divertente, più di quanto mi aspettassi, soprattutto se supportati da un team che sa quello che sta facendo, ma è inutile negare che una manciata di modalità in più, già dal lancio, avrebbero aiutato a rimanere più a lungo su un prodotto che ha ancora tanto da dimostrare. Annunciata per fine luglio, infatti, una nuova modalità che potrebbe portare già nell'immediato una ventata di aria fresca a un titolo che parte da delle ottime basi, ma che ha ancora bisogno di rodare le proprie potenzialità nel tempo attraverso un bilanciamento più raffinato e una libertà maggiore nell'affrontare queste e più modalità. Aiuta sicuramente un livello di personalizzazione più che dignitoso che ci permette di organizzare le nostre build in maniera estremamente specifica, lavorando su un buon numero di skill passive e su una personalizzazione estetica più che buona. Da questo punto di vista, ottimo il lavoro sull'estetica generale, sulla stabilità e sulla pulizia grafica.
Sono un primo momento, la direction un po' incasinata e cafona di Exoprimal mi stava allontanando, ogni nuova partita iniziavo a innamorarmi sempre di più dello spirito attraverso il quale il prodotto di Capcom si presenta oggi nel 2023 ai giocatori e alle giocatrici di tutto il mondo. È un'estetica così specifica che o la si ama o la si odia, ma che riesce senza dubbio a catturare l'attenzione di chi si lascia ancora affascinare, così in modo un po' fanciullesco, dal connubio dinosauri-robottoni. Nonostante lo schermo si riempirà in un baleno di velociraptor, tirannosauri, esplosioni, volatili in mutaforma, Exoprimal, almeno su PlayStation 5, riesce a mantenere i 60 fps granitici senza mai rinunciare a una pulizia grafica eccellente. Sembra una cosa da poco per un multiplayer che esce nel 2023, ma le recenti release legate al Game Pass non ci fanno più dare niente per scontato su un fronte su cui però, almeno Capcom, ci continua a regalare soddisfazioni. Decisamente strano invece il fatto che Exoprimal esca al lancio come un prodotto AAA da 60 euro. Non che non li valga, ma in un mercato multiplayer che sta ritrovando la propria forza nel free-to-play, la scelta di Capcom è davvero assurda. È vero che esce al Day One su Game Pass, quindi è in un certo senso un prodotto tra virgolette gratuito, ma chi non bazzica il mondo Xbox o PC potrebbe farsi fermare dal costo di un titolo che a livello di contenuti offre addirittura meno varietà di alcuni dei suoi competitor senza biglietto d'ingresso. Fortunatamente però questo ha permesso a Capcom di evitare soluzioni predatorie nel suo shopping game, che si ferma per ora a delle skin dal costo abbastanza irrisorio. Exoprimal è un multiplayer cooperativo competitivo che non mi aspettavo. Parte da una premessa folle, ma riesce ad esplorarla con grande dignità, proponendoci un prodotto unico e prezioso che sembra uscito da un'epoca in cui i videogiochi non erano soltanto mercato, ma anche sperimentazione, creatività e anarchia. Il titolo di Capcom è uno di quelli che potrebbero passare inosservati, che potrebbe anche addirittura non piacere per niente a chi si aspetta un prodotto più tradizionalista, ma Exoprimal è anche un'opera coraggiosa che può fare innamorare chi è stanco del solito PvP o PvE come ne vediamo praticamente tutti i giorni. Almeno per un po'. Non è perfetto, la formula varrà affinata e gli mancano ancora un paio di elementi per acquisire la sua dignità ultima, ma spero sinceramente che il pubblico riesca a supportarlo nel tempo, portandolo a diventare un nuovo punto di riferimento nel mercato multiplayer dello stesso genere.